Siamo con Fabrizio Ercolani, mister della Corneto Tarquinia, all'immediata vigilia dell'inizio di questa sua terza stagione sulla panchina rossoblu. Innanzitutto, le prospettive per quest'anno. Beh, le prospettive è sempre il campo a determinare. Noi partiamo per far bene, per cercare di fare un campionato simile a quello dell'anno scorso, poi saranno i risultati che mano a mano ci faranno capire che campionato potremo fare. Noi ce la metteremo tutta per rifare un campionato di vertice. Senti, abbiamo scelto volutamente di non parlare della squadra nel precampionato, anche per non appesantire troppo questo inizio di stagione. Ci presenti però le novità di questa tua terza stagione alla Corneto? Beh, l'ossatura è rimasta più o meno quella dell'anno scorso, abbiamo degli innesti che sono andati a coprire alcuni giocatori che sono partiti e abbiamo cambiato i due portieri, sia Iacomini che Vittorio hanno intrapreso altre strade, è venuto Paracucchi e Rossi. Poi al posto di Galli, che è partito in Erasmus, è venuto Eugenio Della Camera, abbiamo preso qualche under come Biferrari e gli acquisti più o meno sono questi. Senti, che cosa è cambiato in questi 3 anni che inizi la terza stagione? E che cosa credi sia migliorato e dove pensi si possa ancora migliorare? Vabbè, migliorato è l'atteggiamento che ci abbiamo avuto dall'inizio della preparazione. È un gruppo che è consapevole dei suoi mezzi e che vuol far bene. E dove si deve migliorare è quello, lavorando sul campo e cercando di crescere tutti insieme. È troppo ottimistico parlare di possibilità playoff quest'anno, dobbiamo aspettare qualche partita per capirlo, ho una speranza su cui comunque state lavorando dall'inizio del precampionato. Noi, come ho detto, cerchiamo di vincere tutte le partite, poi saranno le prime partite a farci capire di che passo abbiamo fatto. Incontriamo subito Ronciglione, che è una delle favorite, e vediamo se possiamo competere a quei livelli oppure fare un campionato di media alta classifica. Punto di forza della Corneto 2015-2016? Il gruppo. Punto debole della Corneto 2015-2016? Ancora non è iniziato il campionato, ma inizia il campionato poi te lo dirò. Un allenatore con una strategia solida sarebbe già conoscere sia i punti di forza che i punti deboli. Ma la vigilia della prima di campionato è inutile dire punti deboli per favorire l'avversario. E allora vediamo, se dirci se hai già studiato punti di forza e punti deboli del Ronciglione, perché domenica iniziamo subito con un match di cartello, diciamo, una bella squadra tra le più ambiziosi in questa stagione. Il Ronciglione ha fatto una grossa campagna acquisti, ha un potenziale davanti che è veramente enorme per la categoria e ha un allenatore che sono 3 anni anche lui che gestisce quel gruppo, quindi è un bel banco di prova. Ronciglione è una squadra molto quadrata che però comunque sia noi possiamo avere le caratteristiche per metterlo in difficoltà, dipenderà dall'atteggiamento con cui approcciamo la partita e dalla voglia che ci mettiamo. Senti, abbiamo qualche problema di indisponibilità, qualche infortunato, qualche squalifica per questa prima partita? Abbiamo come infortunati Antonini e Chiaranda, sicuri che non faranno parte del match, e poi dobbiamo vedere Suriano e Loi se recuperano o meno, quindi abbiamo qualche problemino sull'under, però cerchiamo di sopperire. Ecco, parlaci degli under, che sono uno degli aspetti principali di questa Corneto, che insomma punta sul settore giovanile, e quindi molti degli under, dei ragazzi giovani, vengono dal settore giovanile. L'anno scorso Borghi è stata una delle rivelazioni, quest'anno chi viene in prima squadra con te? Allora, in prima squadra con me sono partiti diversi under provenienti dal settore giovanile, Suriano, Pilotti e Felici, che venivano dal settore giovanile, più Fattorini che già dall'anno scorso stava con noi. In più è venuto un ragazzo Civitecchio 97, Riccardo Manna, che si è subito aggregato con la prima squadra, più il portiere Rossi. E qualcuno ha avuto dei problemi fisici, qualcuno sarà fuori per un paio di mesi, però comunque sia abbiamo lavorato bene con tutti, penso che si faranno trovare pronti. Comunque mercato soddisfacente, ce ne sono andati 2 pezzi importanti, perché comunque Peppe Iacomini, che era il capitano, e Gianmarco Campari, che era stato una delle rivelazioni dell'anno scorso, sono partiti, però insomma possiamo dire che tutto sommato sei soddisfatto del lavoro fatto dalla società. Beh, è un mercato oculato, insomma abbiamo preso i giocatori dove servivano, senza fare voli pindarici, abbiamo coperto le lacune che erano rimaste dall'anno scorso. Non è detto che il mercato sia concluso, però intanto partiamo così. Senti, parliamo di qualche aspetto anche individuale. L'anno scorso è stata una stagione sfortunatissima per Leonardo Bordo, che però è uno degli uomini anche più affezionato, qui è più affezionato il pubblico della Corneto per la sua militanza, il suo impegno, la sua applicazione. Come sta quest'anno? Che cosa possiamo aspettarci da lui in questa stagione? Innanzitutto posso dirti quello che possono aspettarsi gli arbitri. Quest'anno sarà il capitano della Corneto, quindi saranno contenti tutti quelli che ci arbitreranno la domenica. A parte gli scherzi, Leonardo comunque è un ragazzo che sono tantissimi anni che sta alla Corneto e sicuramente potrà emergere come leader quest'anno. C'è attesa perché torna tra i pari Tiziano Paracucchi, che è un ragazzo di Tarquinia, che ha fatto una bella carriera
sia a livello giovanile che a livello già insomma, più alto, partendo da vari campi come la Lazio, l'Udinese, per poi arrivare l'anno scorso a Civitavecchia, dove è stato uno dei più apprezzati dai tifosi, e quest'anno torna tra i pali della Corneto. Come l'hai visto in queste settimane, in questi mesi? L'ho visto molto bene, da sempre allenato, è stato uno dei trascinatori del gruppo. Giocare nella una squadra di casa non è sempre facile, però lui credo che abbia la personalità e il carattere per poter sopperire alla mancanza di Jacomini, anzi non farla sentire assolutamente. C'è qualcuno di questi ragazzi che puoi segnalarci come possibile sorpresa? Qualcuno che ci segnali di seguire con particolare attenzione nel corso della stagione? No, perché se no non avrei risposto alla domanda precedente del gruppo, quindi non, le individualità faranno parte della stagione, però se andremo bene andrà bene il gruppo. E allora andiamo ad analizzare un aspetto tra società e panchina. C'è un ritorno molto apprezzato in panchina a fianco a te quest'anno, è Marco Moretti. Vero, Graziano Sirone ha lasciato per motivi personali e Marco si è dimostrato subito disponibile ad accettare questa nuova avventura. Potrà portare con sé al gruppo tutta la sua esperienza, anche perché ha allenato in queste categorie e quindi conosce benissimo i vari meccanismi che ruotano intorno al calcio. Senti, c'è un messaggio che vuoi lanciare ai tifosi proprio all'avvio di questa stagione, anche in vista del Big Match di domenica? Beh, il messaggio credo l'abbia lanciato già la società, facendo una campagna di abbattimento del prezzo d'ingresso per cercare di portare più gente possibile al campo. Quest'anno con 3 euro si potrà entrare a vedere la partita e l'augurio è che tanti tifosi possono venire a vedere la partita e soprattutto a tifare Corneto, non come succedeva negli ultimi anni. Speriamo che ci sia un nuovo amore verso la squadra della propria città. Ok, ti diamo appuntamento fra un paio di mesi per fare un primo bilancio delle prime 8-10 partite di questa Corneto. Va bene, speriamo di esserci. In bocca al lupo anche da questo punto di vista e a presto.